Senta, ma lei è... È il candidato sindaco. Oggi cittadino, dopodomani sindaco. Ma io voglio fare una domanda. Sì, voi che siete telecomandati da Grillo e da Casaleggio, ma come potete pensare di... La ringrazio per la domanda, le rispondo. Le rispondo con quello che ho già detto spesso in conferenza stampa. Io Grillo l'ho visto 5 minuti l'11 gennaio, quando mi ha firmato una delega, perché io dovevo presentare le liste regionali, e poi non l'ho mai più visto. Abbiamo scattato una foto, da allora non l'ho mai più visto. Da quando io sto in questo movimento, qui a Roma, circa un anno, lui non ha mai avuto alcuna influenza, non l'abbiamo mai sentito. C'è una persona che tiene i contatti con lui, che tiene i contatti con lo staff, però noi in realtà abbiamo deciso tutto da noi. Il programma che ora pubblicheremo in rete l'abbiamo fatto noi con dei nostri gruppi di lavoro, ora lo condivideremo con i cittadini che potranno integrarlo e quindi presentare le loro istanze. E le nostre liste ce le siamo scelte da noi, ci siamo scelti da noi online. Io sono stato votato dagli attivisti del movimento, ho fatto presente che il movimento di Roma, da quando io sono entrato, diciamo, si è sempre gestito da solo, il nostro programma l'abbiamo preparato da soli, e le nostre liste le stiamo facendo da soli, i problemi nostri li risolviamo da soli, quindi con Grillo non abbiamo mai avuto nessun contatto, insomma. Una piccola postilla a quello che dici te, è proprio una testimonianza, una conferma. Io sono attivista del movimento da 5 anni e non ho mai avuto il piacere neanche di una telefonata con Beppe Grillo, neanche di un colloquio privato. Non ho mai contattato nessuno dello staff di Milano, e lo stesso Beppe Grillo non è mai intervenuto all'interno del movimento romano per dirimere questioni o mettere paletti o apportare dei contenuti decisionali. Quindi da questo punto di vista... E questo è il bello e la forza di questo movimento, no? Che non è un partito dove c'è un capo dall'alto, ma è appunto un movimento partecipativo, esatto, dove ogni meetup si organizza, si fa le sue regole o non regole, si fa i suoi programmi e quelli porta avanti. Siamo qui al Mercato Trionfale con il consigliere regionale Gianluca Perilli. Stiamo accompagnando il candidato sindaco Marcello a visitare, a parlare, ma anche a parlare con la gente. Vedo che è un bagno di folla, una giornata affollatissima al mercato. Non ho mai votato in vita mia, quest'anno mi avete convinto voi, ma se mi deludete, culo. A Peppe Grillo in persona, perché già l'ho visto 2 o 3 volte, con la Tarquinia contro il carbone. E per quello che ho votato a lui, perché tutti schierati contro il carbone, e speriamo... Ce la metteremo tutta, dai, sì. Il 100%, dai. Questo è garantito. Ciao. Perché di quello che ci hanno promesso non hanno attuato niente, anzi, ci hanno dato fastidio. Quindi cercano di farla risultare una struttura non idonea al commercio, in tutti i sensi. Per il clima, per la sporcizia, per la mancanza di osservanza delle regole proprio e di comportamento e igienico-sanitario. E perché dovrebbero far questo? Perché dietro c'è sicuramente il business di politico-commerciale fra chi deve entrare come un ipermercato e chi naturalmente lo fa entrare. Cioè per favorire come sempre la grande impresa, diciamo. La grande distribuzione, perché quello è il disegno. E non c'è niente da fare, è così, la metratura c'è, per cui viene da sé. Ok. Grazie. Grazie. Il buco è molto più grosso di quello che si dice, la situazione economica... Ma questi sono i partiti che l'hanno creato, e non ci andrebbe di allearci con i partiti che sono i responsabili di questi 20 anni di malgoverno. Il problema è che il pallino Marcello non ve lo daranno mai. Spero che gli rompiamo l'ossa. Speriamo. Ciao, Marcello. Ve lo dovrete tutti a casa li devo mannare, tutti a casa. Hanno rubato troppo. Abbiamo fatto istanza di accesso agli atti al Comune di Roma per i derivati, all'ATAC per i curricula dei dirigenti, insomma stiamo andando a toccare un po', sì, sappiamo dove sono gli sprechi e cercheremo di tagliare. Cerchiamo di farcela. Sì. Ci dobbiamo mettere tutti i cittadini. Infatti noi questo vogliamo, adesso al di là dei colori politici noi veramente vorremmo qualcosa. Ma i colori politici non contano più, diciamo che qualcosa la contestano, insomma, però comunque... Diciamo che c'è sempre entusiasmo, sempre entusiasmo. Infatti deve essere entusiasmo. Il problema fondamentale è c'è un giornalismo di carattere. È quello, è il messaggio che danno.